Buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la voce delle istituzioni. L'ospite, gradito come sempre in studio, è Ivano Mattea, che è il sindaco del comune di Danta di Cadore, che è un bellissimo comune della nostra provincia che si trova collocato nell'area del Comelico. Io dico un bel paese, come effettivamente è, ma in quest'anno, dove tante sono state le persone che hanno riscoperto la montagna, avete avuto anche voi un maggiore flusso? Sì, intanto grazie, buonasera, chiedo scusa e grazie per le belle parole di Danta, che è bella, comunque chi la conosce apprezza e Avete sa. avuto più Sì, visite? ecco, ho visto un notevole afflusso di gente, seconde case, ma anche turisti che appunto non hanno la seconda casa, però ho visto il paese abbastanza pienotto, diciamo. Anche perché è un punto strategico, si può andare da una parte verso la Val d'Anziei, dall'altra parte verso tutto il Certo. Comelico. Certo, lì noi siamo su questo cucuzzolo che fa, diciamo, da spartiacque tra la Val Comelico e la Val d'Anciei e quindi la gente si trova bene lì, grandi arterie di traffico non ce ne sono perché ad Anta ci arrivi, se vuoi ci passi, ma solo per vedere qualcosa di bello, non è che abbiamo come il fondovalle che è un po' caotico in questi periodi. E questo è un altro un pregio in più. A suo tempo ci fu anche il pontefice che andò a visitare la bellissima chiesa che si trova in capo alla cittadina che è dislocata lungo questo pendio, questa gobba. Sì, è vero, e Benedetto XVI si è fermato proprio lì a riposare un po' davanti alla chiesetta di Santa Barbara. Ancora effetto questa Sì, visita? sì, 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 sì. E lì La vicino ci sono gente. anche le torbiere, che è un lavoro partito ancora molto tempo fa. Sì. Quest'anno? E niente, quest'anno appunto colgo l'occasione per chiedere scusa ai visitatori che in luglio volevano visitarle perché abbiamo avuto un incidente l'anno scorso, siamo ancora in via di definizione, diciamo tra le varie assicurazioni, però io ho dovuto tener chiuso fino a fine luglio perché, per permettere di fare la manutenzione con gli operai dell'Unione Montana che a settimane alterne girano un po' tutti i comuni della Val Comelico e ci fanno certe manutenzioni e quindi avevo bisogno di loro per questo. Quindi abbiamo fatto un sopralluogo col tecnico e anche mi pare c'era anche il vigile, abbiamo constatato che è tutto regolare, di che avevo fatto un'ordinanza di chiusura, l'ho annullata e le ho aperte circa, non so se era il 2 o 3 di agosto, però c'è un flusso molto molto alto. Sì, poi è una caratteristica delle piante che si trovano, che è una cosa molto particolare, anche se la nostra provincia è Certo. ricca di Sì, flora. ma proprio guardi, ieri sera ero a cena con degli amici e c'è è un dottorino di Padova, giù di lì, che sta studiando e stanno facendo un libro sulle libellule. Ah, pure. Quindi ad Anta ci sono 17 tipi di libellule, che in Italia mi pare mi parlava che sono 20 o 30 giù di lì in tutta Italia. Una in particolare, questo mi fa molto piacere dirlo e andiamo anche, abbiamo del vanto anche a dire, una di queste libellule è solo nel centro Europa verso il nord. Solo lì e ha trovato Danta Sì, come. diciamo che ci vuole un bel po' di passione per stare lì a Sì, fermarsi a guardare le ma libellule, però io insomma. no, perché cosa vuole? Però questo ragazzo qua mi ha fatto piacere quando mi ha detto queste cose e probabilmente sarà in uscita un libro, non sappiamo quando, però è un animale. Noi sa cosa, quando andavamo al lago Cestella da bambini, no? Io almeno la chiamavo elicottero perché hanno quella speciale forma Sì. di elicottero con l'elica sopra, è preciso un elicottero in miniatura ovviamente. Vabbè, abbiamo scoperto un'altra. Senta, Sì. invece con molto piacere abbiamo fatto un servizio dedicato ad un'iniziativa alla quale lei tiene in modo particolare e che va contro la possibilità di spopolamento delle nostre terre. Ha aperto un emporio. Sì, un negozietto che è il titolo in dialetto. È un tin dal dutto che tradotto in italiano un po' di tutto. Praticamente c'è il giornalaio, poi c'è vendita anche del pane e altri articoli regalo, cancelleria che prima non c'era niente perché avevamo un negozio di alimentari, qualcosa aveva dentro ancora il negozio di alimentari, però se avevamo bisogno di un qualcosina dobbiamo scendere a Santo Stefano.
E questo va a rafforzare anche un'iniziativa che si sta un pochino radicando nel Certo. territorio perché la stessa cooperativa c'era anche a San Nicolò. Sì, la cooperativa Alberi di Mango, esatto, c'è a San Nicolò e su Acosta che gestisce quel ristorante lì in Dolomiti, molto bello, particolare, in una posizione bellissima che anche da lì si può ammirare la bellezza di Danta, ovviamente. Senta, lei nell'ultima intervista, forse la penultima, aveva sottolineato la incongruenza dello stipendio, è un po' troppo, diciamo, della remunerazione per i Sì. sindaci, che è veramente poca cosa, nel suo comune si è sotto i 1.000 euro, mi pare, Ma no, il lordo è appena sopra, no? però una volta tolte le tasse ci rimangono 700-720 euro al mese. Allora io sono pensionato, va bene, ma si immagini un giovane che magari va in aspettativa, come fa a vivere con uno stipendio del È genere? stata ascoltata la sua Sì, voce. difatti ero andato a Roma con ospite di Mario Giordano e lì è emerso anche questo particolare e dopo breve tempo lo Stato mi è arrivato dall'onorevole De Menic, che attualmente sono a capo, diciamo, dello Stato, una mail dicendo: guarda che abbiamo rivisto un po' lo stipendio dei piccoli comuni, l'abbiamo rapportato fino a 3.000 abitanti, l'abbiamo rapportato all'85% dello stipendio di quelli fino a 5.000 abitanti. Quindi ci hanno aumentato qualcosina, ma comunque non è che uno vive con quello, però è un po' di soddisfazione anche perché Sì, ci ma tengono un po' conto, ecco, di abbiamo anche questi. visto che nelle ultime elezioni, al di là della remunerazione, a quale uno può non fare conto, ma gli impegni e i rischi sono tantissimi. Sì, specie quest'ultimo periodo che tutti conosciamo e ho dovuto impegnarmi molto anche per questo coronavirus, chiamiamolo. Allora, abbiamo parlato della cooperativa Alberi di Mango. Peccato che non abbia potuto avvalersi questa iniziativa delle moltissime manifestazioni che voi in estate realizzate. Una nota ad Anta, ho detto Bravo. giusto? Adesso l'ha Mettiamo imparato così, bene, nota nota ad ad Alta. Anta. Infatti è la festa, la manifestazione un po' più grande che facciamo ad Anta Quest'anno perché niente. no, quest'anno purtroppo nessuna manifestazione abbiamo potuto fare perché non posso garantire il distanziamento sociale come si fa. Beh, anche Una perché via. però immagino che abbiano sofferto anche gli stessi organizzatori, la vostra è una comunità viva, Sì. questi pochi ma tutti motivati. Sì. Gli organizzatori fanno parte tra donatori di sangue, un po' tutte le associazioni Sì. che si mettono insieme e difatti è la Bella Stella, il Sì. gruppo La Bella Stella, che dopo fa parte altri gruppi, però principalmente si chiama il gruppo della Bella Stella. Mi pare che questa è la denominazione perché sono anche attivi nelle manifestazioni di Natale. Sì, Quindi certo. l'origine è No, questa, no? girano proprio di casa in casa con i bambini, anche adulti, e ci cantano le novene di Natale, e si dà qualcosa, insomma, in cambio, e è Sai che bello. questa è una cosa straordinaria perché Sì. molte persone che conosco, che vengono da fuori, io racconto queste cose e mi dicono: ma no, dai, non mi sta a dire che è come nei libri, nei racconti del 700-800. Guarda che dalle nostre parti, No, per fortuna, queste cose si fanno ancora. esatto, è stata riscoperta qualche anno fa e a noi ci piace, poi ognuno pensa come vuole. Senta, lei si è sempre dato un grande affare per il suo comune, si ricorda anche il fatto, è salito alla ribalta della cronaca, del sindaco che guida il pulmino, del sindaco che si inventa di tutto e di più per tenere aperte le scuole e ci è riuscito perché la elementare, la scuola materna riescono a reggere Sì, all'urto dello spopolamento. è vero, è vero. È appunto all'urto dello spopolamento, infatti l'iniziativa è stata questa, di andare a recepire qualche bambino fuori comune per avere i numeri in modo tale da tenere aperto, perché guarda, i bambini sono la vita in un paese, specie piccolo come il E i nostro. servizi che date sono, beh, primo il Il trasporto, trasporto, la mensa, che se manca esatto. l'autista ci pensa il sindaco, Beh, poi la ovviamente. mensa La mensa? e poi il fatto che non avete problemi per il distanziamento, quest'anno torna quanto mai utile. Sì, abbiamo le aule che hanno un banco per ogni Questo è bambino. ancora No? prima, vero? Sì, avevamo anche prima così, però cercheranno di fare un po' più separati questi bambini, in modo perché i numeri non sono così alti,
con numeri esigui, probabilmente si riesce a fare senza tanti accorgimenti. Speriamo, insomma, speriamo che si possa aprire, invece quello è il problema, perché qua non si sa da un giorno all'altro cosa possono decidere. Il problema che avete voi è quello che se c'è il distanziamento e si usano più aule, bisogna avere più insegnanti. Sì, in questo caso mi pare che è emerso proprio il problema sulla materna, sul dormitorio pomeridiano. All'inizio è così, poi stiamo valutando, magari anche bisogna parlarci un po' bene con la dirigente, perché no i letti a castello, mi sono detto io, che sono a norma per i bambini della materna. Se fosse il letto a castello probabilmente si può fare su un dormitorio solo e quindi non avremo più il problema del doppio insegnante. Garantendo il distanziamento. Esatto. Negli ultimi tempi molto si è parlato del progetto della galleria di Coltrondo, qualcuno ha detto non facciamo questa, facciamo un'altra galleria a fianco della galleria del Comerico, però nel piatto è entrata anche la discussione sul rivedere un pochino il tracciato del passo di Sant'Antonio, perché rimane comunque l'unica via di fuga dovesse succedere l'irreparabile. Esatto. Lei è d'accordo, immagino? Sì, sono d'accordo, sì, anche se poi magari il traffico pesante transiterà lungo le mie strade, ma non è quello il problema. Il problema è che con questa occasione possono mettere mano a quei primi tornanti che facilmente si può ovviare, perché ci sono le possibilità da poter ovviare. Tagliati quelli non c'è emerso nessun problema. Io ero in mezzo a due tornanti nel 2014, quando è successo che avevano chiuso per quello smottamento famoso lì sulla galleria. Io ero davanti a due corriere che salivano e due scendevano. Quelli due che scendevano hanno fatto retromarcia su un tornante, sono tornati indietro, ma senza nessun problema, una manovra unica, difatti dopo ho avuto un incontro in prefettura, ho elogiato il dirigente della Dolomiti Bus dicendo avete gente molto in gamba, perché io l'ho vista di prima persona. Sì, peraltro anche quest'anno mi pare ci sia stato un problema di una frana sul passo di Sant'Antonio, quindi è necessario intervenire. Esatto, c'è anche quel problema, però sono lavori sicuramente minimi da fare, perché la strada è bellissima, d'inverno è percorribilissima e appunto, come diceva lei prima, è l'unico accesso più breve se succede l'irreparabile sulla valle, insomma, che sì, che non è un problema da poco. Che succeda mai, quello è il... Sì, ma siccome l'instabilità del terreno è nota. Senta, dobbiamo andare un po' veloce. Si è parlato molto, soprattutto in questo periodo, delle persone costrette a casa, della banda larga. Lei sta risolvendo ancora dei problemi ben più semplici nella banda larga, nel cercare di portare il segnale telefonico costante? Sì, sì. No, noi eravamo... Avevano già installato le fibre da Santo Stefano ad Anta che arrivano al centralino che abbiamo lì in paese, però non si è più mosso niente. E perché non c'è un operatore economico del settore non che so, sia... Io ho sentito parlare, sembra che ci sia un altro operatore adesso che voglia installare queste fibre, io resto... Rimane sempre l'ultimo miglio comunque. Sì, appunto. Senta, per quanto riguarda il progetto di illuminazione della pista da fondo, ne abbiamo parlato tantissimo, anche perché la vostra è una zona bellissima, siete sotto la Jarnola, poi fronte avete i Cadin, il Crissin, Brentoni. Sì, i Brentoni lì che poi sono il Tudaio, proprio di fronte. Sì. Uno che va a sciare lì si diverte come un matto, più col cielo stellato. Ha uno spettacolo. Ma allora lo fate o no? Sì, 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 è in via di esecuzione, a breve dovrebbe partire i lavori per fare... Quindi questo inverno si potrà... Che finisca per l'inverno non me la sento di dire, sa com'è, perché qui quando si dice una cosa poi, tu l'hai detto, no, è in via di definizione, però c'è anche la manutenzione a tutta l'area sportiva, quindi io spero parta adesso in autunno se non succede niente di questo coronavirus, perché siamo sempre sotto quella cappa lì. Invece mi preme dire alla gente che finalmente, mi pare oggi che siamo, possiamo dire la data che registriamo, sì. Oggi il 24, alle 11 c'è un incontro con un dirigente delle Poste, perché entro venerdì mi deve depositare il progetto per fare una rampa per i disabili lì alla posta che è sotto la piazza dove c'è la fontana, e in più c'è, questa è la bellissima novità, ci installano il bancomat.
banco posta, ATM, chiamatelo come volete, perché noi quando abbiamo bisogno di liquidi dobbiamo spostarci da data. Questo non è possibile nel terzo millennio. Sì, questi sono i problemi incredibili che devono risolvere le popolazioni di montagna. Poi parliamo di zone a economia speciale o altre cose, ma questi sono servizi minimi che si devono al territorio. Sì, senta, io qua ho un lungo elenco di lavori che ha fatto, ne parliamo casomai la prossima volta, sì, perché abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Così dico che sono finiti anche i lavori, speriamo in questo frattempo. Beh, sai che l'ottimismo è sempre comunque da premiare. Da parte mia l'invito è a frequentare questo bellissimo paese. Ah, è anche molto ben organizzato da un punto di vista urbanistico, questa via che sale, le stradine al lato, in capo c'è il municipio e questa chiesetta, le torbiere, dietro avete la Jarnola che è un bellissimo monte da salire, tutto attorno ci sono dei prati magnifici. Purtroppo in provincia di Belluno pochi hanno questa conoscenza del bellissimo territorio che abbiamo, in modo particolare del comune di Dante. Poi sono anche persone molto simpatiche e accoglienti e perlomeno ogni volta che mi ci fermano, so se sono fortunato io, ma non penso, sono sempre molto accoglienti. Grazie Sindaco, buon lavoro. Grazie a voi, buonasera. Grazie a voi per averci seguito, come sempre, buona serata.